Cominciamo subito perché siamo in ritardo di un'ora. Dopo di noi c'è la presentazione del libro, del romanzo Terniti di Mario Desiati, e poi immagino che alcuni di voi vogliano andare allo spettacolo con Davide Riondino e Paolo Bessegato, quindi cercheremo di essere veloci come una fucilata. Un'ora, promesso, alle 9:30 smettiamo, quindi io farò una breve introduzione, un po' di domande, circa una quarantina di minuti, e poi 20 minuti di domande vostre a Rita Armeni e Gabriella Turnaturi. Il titolo dell'incontro di questa sera è perfetto. Ruoli e stereotipi, il tempo delle donne nella storia d'Italia. Potremmo addirittura renderlo ancora più conciso. Ne parlavamo con Ritanna ieri dicendoci, in fondo l'incontro di stasera noi lo potremmo titolare Donne italiane, perché in effetti noi proveremo con due figure diverse, perché Ritanna Armeni è una giornalista, è una saggista che ha attraversato nella sua vita professionale, molti di voi poi la conosceranno nel suo lavoro sulla carta stampata, nel suo lavoro anche in televisione, nel suo impegno politico, anche nell'aver attraversato forse il più grande portato del Novecento, che è stato il femminismo e le conquiste del femminismo, ha conosciuto e può raccontarci come si è evoluto il ruolo della donna in questo benedetto paese. Mentre Gabriella Turnaturi è una sociologa e ha lavorato nelle sue ricerche soprattutto sulle relazioni fra le persone, ma in questa sede si fa aiutare e ci aiuta nelle cose che cercheremo di dire con un saggio che è uscito di recente, che sembrerebbe laterale rispetto alle cose che stiamo per dire stasera e avere un titolo distante: Signore e signori d'Italia, una storia delle buone maniere. In realtà, attraverso la disamina, lo studio dei Galatei, dall'unità di questo nostro paese a oggi, noi scopriamo moltissime cose sui modelli sociali italiani, sui ruoli di donne e uomini in Italia, sui Galatei e quindi sugli strumenti, le lezioni di bon ton che permettono anche di capire come ci si integra, come ci si distingue, gli sforzi che si fanno in qualche modo per trovare dei codici di introduzione nelle diverse classi sociali. Sono dei sismografi straordinari e questo è un libro che davvero ci aiuta a capire tante cose delle nostre società, così come il libro di Ritanna Armeni, che è Parola di donna, le 100 parole che hanno cambiato il mondo raccontate da 100 protagoniste d'eccezione, lavoro nel quale Ritanna ha affidato 100 parole davvero importanti a 100 donne italiane di oggi. La parola invidia è stata affidata a Gabriella Turnaturi, parole che in qualche modo non solo ci dicono lo stato delle donne italiane oggi, ma ci dicono attraverso la trasformazione dei significati di parole particolarmente importanti. Io ne ho segnate 2 o 3, ho segnato desiderio, ho segnato famiglia, ho segnato personale, quanto queste parole si siano trasformate nel corso degli ultimi decenni italiani e quanto questa trasformazione ci dica tanto sulla società italiana. Però bando alle mie parole, diamo subito la parola a Ritanna Armeni, perché ci dicevamo ieri parlando, discutendo, preparando questo incontro, quanto sia importante dire un concetto, esprimere un concetto iniziale. Ritanna mi diceva, ed era credo un'espressione paradossale, ma credo sia importante spiegarla, forse mia mamma era più libera di mia figlia. Ora non so se tu abbia una figlia, Ritanna, ma era una formula per dire che noi crediamo che le donne di oggi siano molto più emancipate, lo sono, ma in realtà ci sono delle condizioni che rendono probabilmente la condizione femminile di oggi più difficile della condizione femminile della mamma di Ritanna. Perché Ritanna? Beh, era un paradosso ovviamente, perché con Giorgio parlavamo di 3 generazioni di donne, perché normalmente noi siamo abituati a una sorta di, abbiamo introiettato una sorta di idea di progresso, per cui io sicuramente devo star meglio di mia madre, mia figlia starà meglio di me, e comunque io ho fatto delle conquiste, mia figlia ha le mie conquiste e poi ne farà delle altre. Io ho l'impressione, e una cosa devo dire la verità che mi ha fatto venire una volta in testa leggendo una cosa che aveva detto la segretaria della CGIL, Susanna Camusso, che parlando delle donne di oggi, delle giovani donne di oggi, disse che la condizione delle loro madri era migliore. E, lei ha fatto soltanto una battuta, io mi sono sforzata di capire perché, ho pensato che lei avesse ragione. Dunque, io faccio parte di una generazione che è la prima generazione che ha avuto una scolarizzazione di massa, no? Quindi nella mia generazione l'idea che una donna, per esempio, lavorasse, avesse un posto nella società, era come dire, un dato di fatto. Non tutti lo facevano,
non era esclusa la possibilità che le ragazze che hanno fatto il liceo con me a Brindisi, perché io sono pugliese, potessero fare le casalinghe, non era esclusa, però insomma più o meno noi che studiavamo, andavamo al liceo, pensavamo che a un certo punto avremmo tutte più o meno lavorato. E naturalmente nella generazione di mia madre non era così, erano alcune eccezioni che lavoravano. Quindi, come dire, si ha quest'idea del progresso che va avanti. Poi la generazione di mia figlia dovrebbe essere quella in cui, diciamo, tutte le giovani donne lavorano. Invece secondo me è successa una cosa, che tutte le giovani donne nel loro immaginario, nella costruzione di se stessa, negli studi che hanno fatto, sono pronte ad entrare nel mondo, ma il mondo non le vuole. Molto, le vuole, o perlomeno le vuole molto di meno di quanto il mondo abbia accettato la mia generazione. Non sto dicendo che per la mia generazione sia state rose e fiori, tutt'altro, ci sono state molte spine, molta fatica, però insomma il mondo era lì, era un mondo degli uomini, bisognava faticare molto per conquistarlo. Naturalmente non la faccio lunga sulla nostra emancipazione, ma insomma ci dovevamo dare da fare. La generazione di mia figlia, io ho una figlia in effetti, la cosa è molto più complicata, perché ha nell'immaginario l'idea che lei possa tornare indietro, ovviamente non c'è, assolutamente, non c'è nessuna ragazza che a 32 anni, 30 anni pensi, vabbè, poi se mi va male mi faccio due figli, casetta, marito, geranio, buone cenette, no, non è così. Nello stesso tempo invece non è per niente, il mondo non l'accoglie per niente, anzi il mondo riversa sulle sue spalle tutta la crisi e tutta la difficoltà. Da questo punto di vista la condizione delle donne oggi è davvero, sembra un paradosso, peggiore di quella di ieri. Un'altra domanda e poi vado da Gabriella Turnaturi. E però, se posso dire da uomo, è una condizione di fragilità e precarietà che è simile alla condizione dell'uomo di oggi, in questo senso è paritaria. Beh, insomma, paritaria fino ad un certo punto, perché le donne non è vero che paritaria. Ti spiego perché. Perché poi al momento, diciamo, delle scelte, le discriminazioni ci sono. Non è che la giovane donna è paritario, sicuramente è paritario una condizione di difficoltà nel mercato del lavoro. Cioè, tutto è difficile, no? Però ci troviamo intanto con una situazione complicata dalla concorrenza. C'è una competizione oggi tra uomo e donna che rende la cosa ancora più complicata. E appunto nella generazione di mia madre la competizione non c'era, perché tanto erano proprio escluse le donne dalla competizione. Nella mia la competizione c'era, però non c'era quella gran paura delle donne, perché tutto sommato eravamo abbastanza, ma nel mondo ci potevamo stare. Oggi c'è una fortissima competizione maschile, perché non vorrei che facessimo confusione. Quando io dico che la condizione della donna oggi è peggiore, non sto dicendo che le donne sono peggiori, sto dicendo che la condizione è peggiore, cioè che il mondo le accoglie peggio. Le donne sono migliori, sono addirittura migliori degli uomini, sono più laureate, non solo in Italia, anche in Iran, le donne del maggior numero di donne, e riescono a vincere i concorsi quando sono a busta chiusa. Normalmente riescono a vincere loro, hanno posizioni fortissime, hanno una forte competizione, naturalmente a prezzo di cose gravissime. La mia amica Bianca Beccalli mi raccontava che lei ha fatto una ricerca su 200 donne che stanno facendo la specializzazione in ingegneria aerospaziale. Lei mi ha detto che su 200 donne nessuna ha messo in conto di fare dei figli, nessuna, perché se si fa ingegneria aerospaziale, nessun uomo invece ha messo in conto di non fare dei figli facendo ingegneria aerospaziale. E beh, insomma, si vede che la situazione è un po' complicata, no? Per di due volte, aggiungiamo che mi pare che in media le donne guadagnino il 20% a parità di condizioni lavorative degli uomini, no? Sì, e non siamo neanche tra i paesi più disgraziati, perché noi diciamo sempre, siamo quasi sempre al penultimo posto nelle classifiche, dopo di noi c'è Malta. Invece in questo caso, persino nei paesi del nord, questo divario salariale è persino maggiore che in Italia, cioè è proprio una condizione molto diffusa. Vi dicevo poco fa che Gabriella Turnaturi ci fornisce, attraverso uno studio dei galatei dall'unità oggi, dei modelli che hanno ispirato il comportamento, ovviamente, di uomini e donne, ma stasera stiamo ragionando soprattutto sulle donne,
di tante generazioni, e quindi attraverso quei modelli noi possiamo anche capire come si è evoluto il ruolo femminile e soprattutto come si è evoluto il progetto di donna che avevano in mente generazioni che ci precedono. Quindi forse sarebbe interessante, credo, Turnatori, percorrerlo questo lungo itinerario. Sì, intanto direi che questi testi galatei sono particolarmente interessanti, non soltanto perché dettano le norme, ma anche perché attraverso le proibizioni che mostrano ci fanno capire quali erano i comportamenti e quali sono ancora oggi i comportamenti più diffusi. Cioè, quando si dice non fate questo, vuol dire che evidentemente la stragrande maggioranza delle persone lo fa. Allora, se guardiamo l'universo femminile, questo diventa ancora più interessante, perché a iniziare dall'Ottocento, dopo l'Unità d'Italia, vengono prodotti tantissimi galatei. Perché? Perché bisogna unificare l'Italia anche dal punto di vista di comportamento. Alle donne vengono imposte delle regole ancora più severe che agli uomini. Per esempio, soprattutto nel controllo delle emozioni, perché c'è questa concezione ancora viva, secondo me, che le donne sono nello stesso tempo angeli, però sono anche dei diavoli, perché rappresentano l'istinto, la natura, e quindi bisogna sempre tenerle sotto controllo, in qualche modo. E allora, per esempio, non so, si diceva che le donne non potevano neanche applaudire a teatro perché questo mostrava un eccesso di passionalità, dovevano stare buone. E a meno che non fosse un'opera di Verdi, allora potevano sventolare i fazzoletti. E allora, dietro questa cosa che sembra semplicemente una sciocchezza, noi cominciamo a capire allora che questi demoni vanno sterilizzati, però nello stesso tempo devono essere esempio della buona cittadina. Allora io volevo un po', come dire, ripercorrere questo filo della buona cittadina. Cioè, le donne dall'Unità d'Italia, d'altra parte questo è un discorso, come dire, che non è soltanto italiano, questo ruolo delle donne che, come le tutrici dell'ordine e dell'ingentilimento del costume, a loro sta evitare i conflitti. Il loro compito è insegnare quali siano appunto le regole del nuovo cittadino, e questo poi lo ritroviamo nei galatei del fascismo in maniera ancora più precisa. Cioè il nuovo italiano, il fascista perfetto, diventa carico delle madri che devono educare, come dire, i loro figli, e soprattutto devono dare l'esempio di essere delle perfette italiane. Allora, intanto, qual è, come dire, la cosa interessante? La cosa interessante è che nell'arco, come dire, di un secolo, poi, come dire, poi ritornerò di nuovo indietro, c'è un dato. Alle donne è vietata un'emozione. Qual è questa emozione? La rabbia. Le donne non possono arrabbiarsi mai. E questo è molto importante, perché vuol dire che intanto è un'emozione, un'espressione di emozione negata, in quanto, come dire, non possono mai ribellarsi. Però il fatto stesso che ci sia, perché il loro compito è proprio quello della mediazione, è quello di far funzionare le cose, di accogliere il marito, il lavoratore. Mentre all'uomo è consentita la rabbia, diciamo, nel galateo. Sono a due soggetti si vieta la rabbia, in le donne e gli operai. E questo poi si vede molto bene non soltanto nei galatei italiani, ma anche in tutti i galatei anglosassoni. La classe operaia non deve assolutamente mai mostrare ira e collera. Quindi è proprio, come dire, tenere sotto controllo che cosa? I soggetti che più in qualche modo possono esprimere dissenso. Ma proprio attraverso, come dire, queste regole così puntuali che regolano la conversazione, il vestirsi, la zitella, a 25 anni già si veniva considerate zitelle, non possono parlare di certi argomenti, le donne se mandano i saluti attraverso un'amica possono dare i saluti alla sorella, alla mamma, ma non
a un membro maschile della famiglia. Allora, tutte queste proibizioni che cosa ci dicono? Ci dicono che c'è un universo femminile che invece è in ebollizione, perché altrimenti non ci sarebbero state. Tant'è, come dire, che poi le donne non si sono comportate mai come delle marionette, e già nell'Ottocento, no? A fine Ottocento comincia il movimento appunto emancipazionista, il quale però anch'esso, per fini diversi, carica le donne di questo ruolo di ordine, di tenere sempre la situazione sotto controllo, no? E allora questo, dicevo, si vede perché alle donne viene detto continuamente siate gentili, sorridete, se alla vostra tavola si parla di politica svenite in modo tale che così sì, non, nessuno potrà litigare, no, continuamente. E evidentemente, oppure la signora che prepara il pranzo deve assolutamente non far vedere che lei è affaticata, e né mostrare nessun segno, come dire, di ciò che ha fatto, perché di nuovo questo impastare, essere sudata, eccetera, è qualcosa che è troppo sensuale. Quindi io credo che nell'arco di un secolo ciò che è venuto tenuto a freno soprattutto è la sessualità, perché è sempre lì che si va a indirizzare. Ma per arrivare, come dire, all'argomento del mutamento, no, delle, certo, cose, allora questo ruolo, come dire, di pacificatrici, gentili, mediazione di conflitti con i figli, con i mariti, con la suocera, così via, non è scomparso, però, come dire, se ne è aggiunto un altro. Cioè le donne sono diventate le responsabili della felicità del proprio compagno, del proprio marito, dei propri figli. Allora, Ritanna, quando parliamo di generazioni diverse, io ho fatto questa piccola, banale riflessione, che se il ruolo di mia nonna o delle nostre nonne, il loro, come dire, essere moglie e madre esemplari, il loro ruolo di cura, si manifestava soprattutto attraverso la cucina, no? Le nostre nonne cucinavano, e questo era il massimo segno. Le nostre mamme lucidavano, no? C'è questa cosa di pulire la cera, i pattini, queste cose qui. E in questo loro davano il meglio di sé, mostravano. Noi che cosa facciamo con i nostri figli? Cosa abbiamo fatto? Ormai sono cresciuti. Io ho cucinato poco, pulire non se ne parli neanche, ma un'attenzione alla psiche del bambino, cioè tutte trasformate in improvvise psicanaliste, psicologhe, oddio è turbato, cosa avrà sognato adesso il suo inconscio, e questo è un lavoro in più, è un lavoro in più che noi facciamo, perché comunque, come dire, siamo anche responsabili della felicità. Dagli anni 70 in poi le donne hanno cominciato a volere dire vorrei pensare anche alla mia felicità, ma questa poi è un'altra storia. Ecco, questa è un'altra storia. Oggi, ovviamente, stasera procediamo per anche rozzi, se volete, sommari, grandi passaggi storici, però ci stanno dicendo, poi parla un uomo, cose interessantissime, diciamo, alle mie orecchie, però mi interesserebbe proprio toccare questo secondo grande passaggio del Novecento, importantissimo. Dagli anni 70, diceva Gabriella Turnaturi, noi abbiamo cominciato a pensare alla nostra felicità. Sono anni che Ritanna Armeni ha vissuto da protagonista, da attrice di certi processi politici, e credo che tu possa raccontarci anche quanto la dimensione della conquista, dell'autenticità e della spontaneità siano state centrali in quel momento. Lì la donna forse ha conquistato cose che poi non ha più perduto, o no, Ritanna? Guarda, io sono un po' divisa tra rispondere a te, però vorrei anche riprendere il discorso di Gabriella, però forse riesco a fare tutte e due le cose insieme con un po' di pazienza. Nel senso che la responsabilità, quando Gabriella diceva la responsabilità della felicità e l'attribuiva alla nostra generazione, a noi che siamo state madri, forse anche nonne ormai adesso, io ho pensato che poi questo non è un discorso così friabile, così astratto e così personale come può sembrare, no? Cioè, le donne, responsabili della felicità quando cucinano, quando stirano, quando lucidano. In realtà si è verificato nel nostro paese una cosa molto strana, che noi siamo responsabili della felicità del paese. Ma lo dico, non è una frase, come dire, ad effetto. A me è venuto in testa di recente leggendo il rapporto Istat. Il rapporto Istat è un rapporto che naturalmente la parte sulle donne è stata quella che è stata tenuta più nascosta, ma invece è così pazzesco, semplicemente pazzesco.
perché viene fuori che tutto il nostro paese, la nostra organizzazione di questo paese regge sul fatto che ci sono delle donne. Allora, il welfare, un dato per tutti che a me mi ha colpito: ogni anno le donne danno per lavoro di cura fuori dell'area domestica, cioè fuori di casa loro, perché che si occupino del figlio anche dicendo Dio mio sta male oggi, cosa devo fare, portarlo, è un conto, ma fuori dall'area di casa significa il genitore anziano, la zia che sta in ospedale, eccetera, 2 miliardi di ore. Lo Stato ne fornisce uno, cioè le donne gratis forniscono 2 miliardi di ore, lo Stato italiano fornisce 1 miliardo di ore. I 2/3 del lavoro di cura per gli anziani in questo paese è svolto dalle donne. Pensate se un giorno le donne dicessero: vabbè, noi non ce ne occupiamo più, cioè che cosa succederebbe? In questo paese non ci sono asili nido, credo che vadano all'asilo nido poco più del 10% dei bambini. Chi si occupa dei bambini? I nonni. Le donne della mia generazione o un po' più giovani in genere vivono la seguente situazione: hanno ancora dei genitori, perché la mortalità, per fortuna, come dire, però hanno anche dei nipoti, quindi adesso gli hanno spiegato che non possono andare neanche in pensione tanto presto, quindi loro devono fare questa vita rocambolesca, occuparsi dei genitori, occuparsi dei nipoti e insieme continuare ad andare a lavorare, perché c'è l'uguaglianza con gli uomini, che la Democrazia Cristiana aveva un po' tenuto conto che non era proprio così. Però se uno osserva i dati della realtà italiana, ma tutti, quelli diciamo quelli proprio economici di base, viene fuori che un intero paese regge esclusivamente sulla presenza femminile, con una piccola differenza rispetto alle cose che raccontava prima Gabriella, che perlomeno lì c'era forse un marito orgoglioso della moglie che sapeva bene apparecchiare la tavola e che non si faceva vedere sudata, ma sapeva come si mettevano i posti a tavola, eccetera. Noi non abbiamo un gran riconoscimento sociale, invece. Abbiamo per niente. Noi non siamo riconosciute, perché se io in questo dico: guardate, questo paese regge sulle donne, ve lo posso dimostrare economicamente, forse non ci credete, però provate a scorrere un attimo i dati, è proprio così. Allora forse adesso riesco a rispondere alla domanda di Giorgio. Mi devi togliere una curiosità: dove sta lo spazio per la vostra felicità? Ecco, lo spazio per la nostra felicità sta, secondo me, nel fatto, è molto difficile avere, nel fatto che intanto è molto limitato lo spazio della nostra felicità. Intanto, come dire, c'è una bella distinzione tra Gabriella, tra come si racconta Gabriella, come posso raccontarmi io, che devo dire, lavoro domestico zero, cura della casa quasi niente, la mattina mi alzo e metto a leggere i giornali e chi se ne frega, mi apro una scatoletta di tonno, così finisce la storia. Quindi voglio dire, stiamo parlando di una elite, chiamiamola pure un'elite. Io credo però che le donne un pezzo di felicità se lo siano conquistate. Qual è il punto? Il punto è che secondo me oggi è molto difficile tenerla. La mia generazione è riuscita a conquistarsela e a tenersene un pochino, non del tutto, perché questa nuova fa una grandissima fatica. Fa una grandissima fatica perché la felicità è data dalla consapevolezza del proprio valore. Allora, quella un po' ce l'hanno le donne oggi, cioè è difficile trovare, è più difficile di ieri pensare, insomma, se la sono presa. Non c'è invece la felicità del riconoscimento degli altri. Allora, secondo me, io una volta una tua collega della radio, Cristiana, mi disse arrabbiatissima, lui ha una collega bravissima che in realtà gli fa la trasmissione, lui sembra che la faccia lui, ma non è così, è vero? No, parte è così. No, no. Una collega bravissima, la quale un giorno, la quale si alza la mattina alle 5, sì, credo, per venire, perché abita a Ostia, eccetera, eccetera, c'ha 2 figli, in modo che finisce il turno, poi sì, si occupa dei figli, eccetera, eccetera. E una volta, mentre io, in un periodo che io collaboravo alla radio, mi ha fatto praticamente una scenata a freddo, dicendo: tu e le femministe come te mi avete fregato, perché io ero convinta di essere libera, di finalmente di contare, quindi avevo passione per il lavoro. Mi sono detto: no, dopodiché non c'è un asilo nido, io mi ammazzo come una pazza, devo pensare a tutto io, mi avete fregato. Io ci ho riflettuto su questo mi avete fregato, perché io insomma, la mia generazione, quelle che sono venute prima di me, certo che un pezzo di felicità gliel'avevamo data, però avevamo anche aperto
come dire, degli spazi infiniti anche di, non dico di infelicità, ma sicuramente di grandissimo disagio. E di questo, insomma, un po' me ne sono persino sentita responsabile, diciamo, collettivamente come generazione, perché poi siamo state, hai ragione tu, appunto, gli anni 70, la felicità di poter cambiare il mondo, la felicità della politica, la felicità della consapevolezza, figurati, ci sono state. Però poi forse quella generazione che ha conquistato uno spazio di felicità poi non è stata capace di andare avanti. Questo, io credo che questa cosa ce la dobbiamo dire con una certa chiarezza. Secondo me le ultime parole di Tanna ci permettono di arrivare a toccare forse il più delicato dei passaggi, e purtroppo è un tema di cui abbiamo discusso moltissimo in queste settimane. So che Ritanna non lo ama, insomma, proviamo a farlo pacatamente, nel senso, qual è il paesaggio, il panorama che abbiamo noi oggi davanti? Noi abbiamo discusso moltissimo in questi ultimi mesi, per ragioni anche politiche, cioè il comportamento del nostro Presidente del Consiglio, diciamo, delle scelte di tante donne giovani italiane che legittimamente, non legittimamente, insomma, hanno fatto un uso disinvolto, diciamo così, del proprio corpo con i potenti per raggiungere degli obiettivi legittimi, anche legittimi, non legittimi, insomma, non sta a me giudicare. E probabilmente sono esiti e processi di strade aperte per ragioni nobilissime, la generazione di Tanna ne è la testimone, ma anche perché è assurdo, diciamo, io credo che questo sia un processo di lunghissimo periodo che nasce negli anni Ottanta, è assurdo al centro del nostro modo di cercare la felicità un io narcisistico, un io che, diciamo, diventa la misura di tutte le cose. E credo che anche leggendo i Galatei più recenti, e scopro dal libro di Gabriella che ce ne sono moltissimi, anche in rete, anche su internet, sono moltissimi i prontuari, i breviari che ti dicono come vivere, purtroppo anche lì si scopre che uno degli obiettivi è diventato il successo, la carriera, non un codice per essere integrato in società. E proprio si è ribaltato, mi pare. Certo, questo, come dire, è un fenomeno che si sta sviluppando in maniera assolutamente parossistica negli ultimi anni, che in qualche modo si afferma attraverso il credo: se non sono famoso, non sono ricco e non sono bello rispetto a certi canoni, non esisto. E quindi è come una continua rincorsa a cercare un senso di sé attraverso, come dire, l'approvazione, il riconoscimento dell'altro, però non il riconoscimento nobile, ma bensì il fatto che ce l'hai fatta. E ce l'hai fatta e sei in qualche modo un protagonista del mondo dello spettacolo, dove per mondo dello spettacolo si può intendere tutto, purché sia qualcosa, come dire, di cui si parli di te in qualche modo, no? Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la realizzazione di sé e quella ricerca di senso non è più nella affermazione di una relazionalità, ma bensì io, tant'è che noi lo vediamo, come dire, anche nei comportamenti spiccioli. Questa cosa a me piace molto, proprio come sociologa, andare a cercare, come dire, i mutamenti culturali nei comportamenti quotidiani più banali. Io credo che a tutti sia capitato il fatto di venire assolutamente travolti, buttati via, insultati, e magari se uno prova timidamente a protestare, se qualcuno dice: non l'avevo vista. Come non l'avevi vista? Allora, così un po' scherzando, io dico: è impossibile che tutti gli italiani siano affetti da un'improvvisa, come dire, malattia agli occhi e nessuno vede. E penso che invece questo sia proprio il riflesso del fatto che l'altro non esiste, tu non esisti. È un po', come dire, il fate largo spagnolesco. E questo vale nel comportamento, come dire, quotidiano, vale nei rapporti di lavoro, vale nelle relazioni uomo-donna, fortissimo, perché io vorrei dire una cosa. Allora, che cosa è cambiato? Perché le nostre figlie sono, come dire,
vivono una condizione più disagiata. Vivono una condizione più disagiata perché anche la relazione maschio-femmina è peggiorato. È peggiorato in maniera, quelle famose regole di cortesia a cui si attenevano, non so, mio padre o i miei fratelli, in qualche modo ci tutelava, ecco, da situazioni estremamente imbarazzanti o da volgarità. Adesso, come dire, invece sembra che per mostrare una finta modernità, una finta disinvoltura, tutto possa essere detto e fatto alle donne. Io credo, come dire, che mai come negli ultimi anni, e in Italia in particolare, c'è stata questa ondata di misoginia che si coniuga con la maleducazione. Cioè il fatto che, come dire, si facciano continuamente degli apprezzamenti sul corpo delle donne. E Ritana, noi non l'avremmo permesso, credo, perché invece adesso siamo state zitte per tanto tempo, poi per fortuna ci sono state le manifestazioni. Ed è misoginia perché viene fatta continuamente questa, la battuta, il riferimento al corpo, l'apprezzamento, le mani addosso, o gli uomini che si toccano il cavallo dei calzoni continuamente, sono, come dire, dei gesti che sono assolutamente intollerabili. Ma volevo aggiungere un'altra cosa ancora su questo tema. Il problema della scelta, il tema della scelta, per ritornare un po' alla domanda che tu mi facevi. Nella mia generazione, io quando mi sono laureata, sapevo che, essendomi laureata bene, potevo scegliere che carriera fare. E infatti per lungo tempo ho oscillato fra l'università e il giornalismo. E poi mi sono detta, ma chi è che oggi può dire faccio giornalista o faccio professore universitario? E così, per me è stato così, ma no, per me era per tutta la mia generazione. E le ragazze che oggi lavorano con me all'università dicono, riuscirò forse a strappare un assegno, un contratto, oppure devo andare in un call center, se non vado all'estero? Non hanno tutta questa scelta. E questa mancanza di scelta si ripercuote soprattutto poi nelle scelte di vita sentimentale, relazionale. Allora, anch'io ho un esempio, come dire, molto, fra l'altro che mi addolora molto, perché è di una mia carissima nipotina, specializzata in anestesia, quindi, come dire, anche una specializzazione, eccetera, che ha cominciato a lavorare a tempo determinato in ospedale, è rimasta incinta, è stata licenziata. E adesso le dice, quasi quasi farò il medico estetico perché è più facile e gli posso mettermi in uno studio privato. Con orrore, ma non glielo possiamo dire, di sua madre e mia, e dire, ma come, hai studiato tantissimo, l'anestesia ti piaceva perché era un lavoro in cui riportavi alla vita le persone, eccetera, non glielo fanno fare. E quindi c'è forse con la medicina estetica, che è interessante perché si saldano due discorsi, l'uno della scegliere fra la maternità e la professione, e l'altra, guarda caso, la professione che forse puoi fare in quanto medico è quella legata di nuovo alla bellezza del corpo. Quello è, come dire, un settore sicuro nel quale lei può forse mettersi in proprio e sperare di fare il medico. E il tema della scelta, io veramente ho poco da aggiungere, do subito la parola a Ritanna perché mi colpiva. Lei non vuole più parlare e usare il termine velina, perché ha detto è usurato, l'ho discusso, velina, la parola velina, perché c'è stata una sorta di contrapposizione quasi di modelli nel nostro paese negli ultimi mesi, se non anni, dicendo, io tante volte ho letto, ascoltato la risposta, piuttosto che stare in un call center a 800 euro lordi 10 ore al giorno, preferisco scegliere, diciamo, un'altra strada, che è una strada che abbiamo visto già percorrere. E devo dire che Ritanna, da donna di sinistra, ha sempre avuto un atteggiamento molto laico rispetto alla libertà di scelta, anche di scegliere quella che le nostre nonne o le nostre mamme avrebbero considerato una scelta perduta. Sì, scelta laica. Intanto sempre che io ho il doppio di interlocuzione, non so perché si è creata questa cosa. E, no, la cosa che diceva Gabriella su sua nipote, scusate, ma io mi sono fissata col rapporto Istat in questo periodo, corrisponde esattamente al rapporto Istat, che dice che queste donne che sono migliori degli uomini in genere, hanno poi qua al momento di lavorare, vanno un gradino giù, cioè se devono fare il medico, invece scelgono di fare
il medico, il chirurgo, cioè hanno l'unico modo per, cioè, adottano una strategia di vita per cui per andare avanti vanno un pochino indietro intanto. E la seconda cosa è che in questo paese circa 1 milione di donne lasciano il lavoro al primo figlio, 800.000. E adesso, siccome io ho fatto un fioretto, cioè che lo devo dire in ogni dibattito pubblico, questa cosa che sto per dire, perché sapete qual è stato il primo atto politico del governo Berlusconi in assoluto? No, per dirlo, perché è stato quello di abolire la legge sui licenziamenti in bianco, cioè in questo paese c'era questo bel procedimento per cui se una ragazza di 30 anni, insomma in età ancora fertile, veniva assunta, gli si faceva firmare questa letterina in cui si dimetteva. Al momento in cui rimaneva incinta, la letterina veniva fatta valere, lei veniva licenziata, no, lei si era dimessa, ma comunque veniva licenziata. La cosa curiosa è che questo procedimento, e tu dici, beh, le nostre madri, le nostre nonne, cioè noi, era già, cioè sempre stato, solo che adesso è molto più diffuso. I dati statistici dicono che oggi è molto più diffuso, cioè che le giovani donne oggi danno le dimissioni volontarie molto più delle loro mamme, firmano questa lettera molto di più. Comunque a questa, questa situazione si era trovato un rimedio facile come l'uovo di Colombo. Cioè queste lettere non dovevano essere scritte su carta bianca, Trani, 11 agosto, tal dei tali, ma dovevano essere scritte sul modulo della direzione del lavoro, facilissimo, quindi una poteva pure dimettersi, ma doveva dimettersi quel giorno lì. Il primo è stata una legge, tra l'altro, votata in Parlamento da donne del centro-sinistra e del centro-destra, è stata la prima cosa che il ministro Sacconi ha cancellato appena il governo Berlusconi è entrato in carica. Prima, io questa cosa, siccome ho fatto un fioretto, la devo raccontare sempre, mi dispiace, la racconto anche adesso, perché e quindi la cosa che è successa a tua nipote è esattamente quello che succede a circa 1 milione di donne italiane che al primo figlio vengono mandate via. Questo è ovviamente semplice. Ecco, seconda cosa, Gabriella diceva la relazione con gli uomini è peggiorata. Sì, è vero. È peggiorata però, per motivi diversi, anche perché le donne sono più forti e hanno rotto l'equilibrio, diciamo così, un po' zuccheroso delle nostre, forse anche nostro in parte. Nel senso che oggi quell'equilibrio di coppia, anche sessuale, per cui c'è il maschio dominatore, la donna dominata, il maschio penetrante, la donna accogliente e tutto eccetera eccetera che conosciamo, non c'è più, e questo ha creato nell'uomo uno squilibrio terrificante che, Gabriella, può darsi anche che si traduca in maggiore maleducazione, purtroppo si traduce anche in violenza, perché appunto, io sono sicura che la violenza, a parte quella di Strauss-Kahn, che è un altro questo, tipo di violenza, diciamo così, ma gran parte della violenza oggi è una violenza, diciamo, di vendetta, di paura, ecco, di paura, di gran paura, quindi perché si è rotto un equilibrio. E, sai, l'equilibrio tra i due sessi è uno dei pilastri che regge la storia dell'umanità. Beh, provate oggi a prendere un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 15 anni. È cambiato il mondo, cioè il ragazzo è incerto, ha paura, perché la ragazza, che ha tante difficoltà, e le abbiamo raccontate, c'è una grandissima forza nel rapporto a due, nel rapporto sessuale non ne parliamo, anche perché prima qualunque cosa facesse l'uomo, la donna era tenuta al silenzio, perché adesso una ragazza la racconta alla madre, all'amica, al gruppo, non vi dico, cioè l'uomo è insicurissimo, è veramente un disgraziato da questo punto di vista, e quindi questo, diciamo così, però questo non è che ha creato un nuovo equilibrio ancora, ha, come dire, distrutto i vecchi equilibri. Ecco, tra i vecchi equilibri distrutti, secondo me, c'è anche quello che riguarda le cosiddette veline. Cioè noi eravamo abituati ad un'idea di emancipazione tutta buona, no? Ci sacrificavamo, eccetera, eccetera, poi appunto sceglievamo se fare le giornaliste o le... nessuno di... cioè era tutta una cosa che andava in progress, no? Si fa per dire, perché poi lacrime e sangue, ma insomma si diceva così. Ecco, io, dove c'è stata la polemica tra me e anche molte donne di sinistra,
che io trovo che in questo giudizio che si è dato su queste ragazze che, come dire, mettono tra le risorse con le quali possono lavorare anche il proprio corpo, e io ci ho trovato nella condanna un pochino di moralismo. Cerco di spiegare il perché. E in questo mondo terribile, disgraziato, in cui appunto conta anche per l'uomo dagli anni Ottanta l'apparire, non l'essere, io vado avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, che cosa fa una donna, una ragazza che, come dire, è carina, no? Dice, vabbè, io ho una chance in più rispetto a quella che non lo è. Esercita però, e qui c'è la, esercita però una sua libertà. Allora, qual è la differenza? Certo, io posso esercitare anche la mia libertà per prendere il Nobel per la chimica e francamente io preferirei che mia figlia facesse questo. Però non posso non vedere che c'è una scelta di libertà. Cioè che c'è una scelta, poi ci sono i modelli, benissimo, poi possiamo discutere, ma è una scelta di libertà vera o una scelta di libertà indotta da una società? Certo. Tutto quello che ti pare, possiamo discutere di tutto. Però io... credo, ecco, che sia, rovescio il discorso che ho fatto all'inizio, che sia più libera la scelta di una ragazza che segue un modello che a me non piace, ma che dice io in questo mondo di merda, scusate il termine, cerco di andare in televisione perché così mi faccio vedere che ho belle gambe e poi magari in questo modo forse il fatto che io ho studiato quattro lingue a un certo punto viene fuori. È un po' più libero forse di quello della casalinga che stava chiusa in casa e non poteva fare niente se non, come dire, obbedire al proprio marito. Io, siccome ho conosciuto molte di queste ragazze, proprio ne ho conosciute per puro caso, frequentando un po' gli ambienti televisivi, e le ho molte intervistate e mi hanno molto colpito perché sono di una lucidità, di una, non so come dire, di una spietatezza con se stesse, veramente pazzesca. Cioè loro dicono sì, è vero, io sto facendo questa cosa, la devo fare, non ho altre scelte. Una volta io gli ho detto ma sai quattro lingue a una, e lei mi ha detto beh, secondo te ci ricavo qualcosa? Ho detto io non lo so. Dice invece ho fatto quel calendario e ci ho ricavato non so quanti soldi, magari tra un po' imparo e posso fare anche un'altra cosa. Perché dico questo? Perché io ho paura che, sempre parlando di generazioni, che non è tanto bello, che la mia generazione un po' sia stata presa da, non abbia visto insomma che questo è un effetto collaterale della libertà, che non ci piace per niente, perché io ripeto, non mi piace, le guardavo anche con una certa disperazione interna, però è un effetto, è un'emancipazione deviata, ma è pur sempre un'emancipazione. Allora, questo è interessantissimo, non so se Gabriella voglia dire qualcosa, altrimenti do la parola a voi. A me la cosa che mi impressionò di più erano le intercettazioni delle telefonate dei genitori ai figli. Sì, esatto. Pensa un po' che mondo. Ecco, ma lì allora ritorniamo al discorso che avevamo iniziato prima, nel dire che la cosa importante è l'affermazione di tipo appunto della società dello spettacolo. I genitori investono come i genitori, ma guardate che questo succede anche per i maschietti, perché investono sui mini calciatori, esattamente speculare. Però non c'è il coinvolgimento del corpo, secondo me. Un momento, non c'è il coinvolgimento del corpo. Questi bambini vengono sottoposti a orari massacranti, sia che ne vogliono fare il piccolo campione di tennis o il piccolo goleador, e vengono trascinati e portati, come dire, in allenamenti estenuanti. Le famiglie si indebitano. Poi litigano tra di loro le famiglie, come dire. Quindi questo è... quei genitori non è che sono dei genitori mostruosi, hanno introiettato appunto il modello di comportamento vincente. L'importante è farcela, e quindi noi puntiamo tutto come la roulotte, puntiamo tutto su questo capitale che ci è capitato, che è la figlia buona oppure quello che ha le gambe veloci, e che quindi è puntare come la roulotte. Quindi c'è un investimento di questo tipo. Ma mi interessava fare riprendere il discorso della maleducazione e violenza, che non è che sono sfumature diverse, fanno parte comunque di un codice di comportamento che si generano l'una con l'altra, e che cioè, sembra che ci sia, come dire,
in effetti c'è una grandissima differenza, però voglio cercare di vederne, come dire, un filo comune. Questi sono anche gli anni di un aumento quantitativo di quello che appunto nel linguaggio femminista noi chiamiamo il femminicidio. Non lo chiamiamo più uccisione delle donne o violenza sulle donne, c'è il femminicidio, basta aprire il giornale ogni giorno e c'è una donna che viene uccisa. E guarda caso, che da chi viene uccisa? Sempre dal fidanzato perché lei l'ha lasciata, dal marito perché si voleva separare, dal padre perché voleva... Cioè, vuol dire, questa rincorsa a riprendersele, lì dove ci sono, come dire, degli spazi di libertà. Quindi quell'equilibrio che diceva Ritanna che si è rotto, si è proprio più che rotto, cioè si è creato uno iato tale, al punto tale che tu pensi di poterti riprendere la donna semplicemente uccidendola. E che quello che non si sopporta è il fatto che sia lei a prendere la decisione di lasciarti. Avviene sempre. Però c'è un ancora qui, come sono, cioè le cose sono sempre, come dire, abbastanza complesse e intrecciate fra loro. Come i media presentano questi femminicidi? Delitto d'amore. Ma quale amore? Passione. Delitto passionale. Delitto passionale, uccide per amore, eccetera. Allora, questo vuol dire legittimare. Vuol dire non interrogarsi su quello che sta succedendo. Una forma di legittimazione. Cosa ha a che fare, e poi mi placo, cosa ha a che fare questo con la maleducazione? Se noi, come dire... proponiamo attraverso, come dire, la televisione, attraverso l'imitazione, come dire, appunto di alcuni modelli, attraverso l'abbandono che spesso c'è nelle famiglie rispetto all'educazione dei figli. E io vorrei spendere anche una parola a favore degli insegnanti. Dice, gli insegnanti fanno un lavoro enorme, ma sono veramente vox clamans in deserto, perché dal momento in cui loro hanno perso ogni prestigio sociale, hanno perso autorevolezza, quindi tutti gli insegnanti che sono lì, che si sgolano e dire questo non si fa, dovresti fare così, rispetta la cosa, non lascia stare la bambina, e comportati bene, eccetera, non ha autorevolezza, non è che non fa bene il suo mestiere. Tutti sanno che è un poveraccio che guadagna poco e che conta come lui di briscola, fine dei discorsi. Fermiamoci, vi fermo qui perché io credo che siano state dette le cose, almeno alle mie orecchie, interessantissime, e immagino che voi vogliate rivolgere qualche domanda alle presenti. Alzate la mano e arriverà un microfono. Stavo pensando, Gabriella, che la maleducazione è la violenza che la Berlusconi sta stroscando. Ma dilla. Volevo fare una domanda riguardo del... Sono qui in fondo, ecco. Sì. Diciamo che sono stato colpito dall'ultima frase sulle donne, queste donne in carriera, una carriera un po' falsa, cioè non sono d'accordo nel dire che una ragazza che dà il suo corpo per la carriera poi viene messa in un posto politico, secondo me lo toglie a una donna che ha tutte le carte in regola e che non è appunto messa nelle condizioni di stare in quel posto. Questa è la mia non so se mio vogliamo commento. Raccogliere due tre e poi così rispondono, facciamo così, però segnate, aspetta, le segno io. C'è un paio di mani qua. Innanzitutto grazie per il vostro contributo, insomma, di stasera, perché è molto piacevole. Io sono nata negli anni 70, quindi sono un po' cresciuta con l'idea di poter essere libera, di studiare, di scegliere una carriera e così via. Però ecco, a un certo punto ho avuto un arresto immediato proprio sul concetto di libertà. Racconto brevemente questo episodio. Ho sempre viaggiato liberamente anche da sola, treni, aerei, e quella volta ero in viaggio per un colloquio, quindi avevo 24 anni.
Ebbene, con quella disinvoltura proprio di una giovane ragazza che si approccia al mondo e crede che tutto sia possibile con un master, una laurea, insomma, c'è tutta una strada davanti, ebbene ho dovuto prendere atto che sono il sesso debole. Nel senso che in questa stazione in cui ero, in attesa del treno, ero lì nella toilette, mi accorgo, rimango immobile, mi accorgo di movimenti, di suoni, rumori strani. C'era un guardone nel bagno. Urlo, insomma, il guardone va via. Ma cosa mi è rimasta di questa esperienza? Non è successo nulla, però mi è rimasta questa sensazione sgradevole di avere cioè una presenza che è lì che sta sconfinando la tua privacy. In quel momento non c'entra niente il lavoro, le ambizioni, in quel momento tu sei vista come donna, semplicemente donna, su cui l'altro può avere un libero accesso. Dall'altra parte non succede, io non credo ci sia mai stata una donna guardone in un bagno di un uomo. Forse c'è stato e forse è stato pure piacevole, non lo so. Però questo episodio mi ha fatto un po' riflettere, perché mi sono resa conto che per quanti treni prendere, per quanto potrei fare, io sono sempre vista come il sesso debole. E questo porta al concetto poi della scelta. Nel senso che io posso sicuramente, come sono attualmente, libera di fare delle mie scelte anche sul lavoro, sulla carriera, però c'è sempre il momento in cui arriva la scelta legata al mio sesso debole, per cui sono oggi di questa idea. Ora non so se riesco a esprimere pienamente il mio pensiero, ma forse oggi non dobbiamo parlare in termini di essere migliori degli uomini. Non mi piace questa parola di essere migliore di un uomo. Siamo semplicemente diversi, abbiamo una diversità, una complessità, una capacità diversa. Siamo portatori di vita, portatrici di vita. E quindi è questo, secondo me, oggi il valore che dobbiamo andare a recuperare in quanto donna. Io accetto la scelta della donna che dice faccio carriera e decido di non fare i figli, perché è una scelta e segue in maniera coerente il suo percorso. Ma oggi, secondo me, noi donne dobbiamo prendere una nuova consapevolezza che siamo donne. Siamo donne in quanto possiamo scegliere la carriera, in quanto possiamo anche diventare madri, e se scegliamo diventare madri dobbiamo necessariamente limitare la nostra libertà. Ma in questo non trovo un limite, perché anche quello fa parte della scelta di quella donna. Io non sono convintissimo di questo, dico da uomo, nel senso che ci sono paesi del centro nord Europa in cui le donne fanno le due cose e non limitano la loro libertà. No, anche, c'è, ma certo, un assetto sociale che permette loro di essere più libere di voi. Non voglio ora essere equivocata in questo, assolutamente. Non voglio dire che una donna non può essere madre e fare carriera, assolutamente no. Però nel senso che se una donna arriva a fare la scelta di dire faccio un lavoro per cui alla fine decido di rifiutare di fare dei figli, evidentemente ha davanti a sé un'idea di carriera che la porta molto, molto lontana, è consapevole evidentemente di un problema che potrebbe avere sul lavoro, di una possibile gravidanza, cioè vuol dire non è una carriera al 100%. Io credo che la donna oggi possa fare tutto perché ha la capacità di fare tutto, però dobbiamo anche ricordarci che sbandierare che possiamo fare tutto, secondo me dobbiamo un po' ripensare al nostro concetto di donna. No, è chiaro. C'è un'altra mano lì, e poi rispondiamo. Avevo visto agitarsi una mano, ma forse era una traveggola. C'hanno fame.
Volevo chiedere, no, volevo chiedere a Ritanna Armeni se non pensa che giustificare diciamo le ragazze, le escort, le famose escort, non sia dare troppa dignità a queste ragazze, quindi cioè parlare di libertà personale non sia appunto un modo di giustificare, quindi dare dignità a questo tipo di scelta, considerando che penso io provo maggior rispetto per quelle che rischiano in strada e che magari sono costrette, no? Piuttosto che sono d'accordo con quel ragazzo che diceva che in fondo queste persone poi tolgono lavoro, in alcuni casi vengono scelte magari messe in ambiti politici e quindi tolgono lavoro a chi invece magari lo meriterebbe per capacità personali. L'ultima, va? Io volevo chiedere a Ritanna Armeni, quando parlava della presa di coscienza da parte delle donne, forse figlie degli anni 50, no? Che hanno potuto scegliere e quindi hanno potuto realizzarsi come donne e poi in famiglia, come mamme, quando voi vi siete rese conto che invece le generazioni successive non vivevano, come dire, questa situazione, e le donne che erano al potere, che sono al potere oggi e quindi hanno magari delle possibilità per evitare questa discriminazione strisciante che c'è appunto tra l'uomo e la donna al lavoro, e che devono scegliere, perché io non sono d'accordo, la donna non deve scegliere, deve esprimersi, è diverso. Quindi che deve scegliere, perché deve scegliere, perché deve subire questa discriminazione strisciante appunto al lavoro. Quindi voi donne che sapete cosa noi proviamo e volete aiutarci, o perché siamo figli, o perché siamo nipoti, o perché siamo sorelle, cosa fate quando siete al potere? E se vi rendete conto veramente, io non vorrei che magari avete raggiunto la vostra parte di felicità e dimenticate che ci sono altre generazioni che stanno soffrendo. No. Vogliamo veramente l'ultima, sennò poi ci cacciano. Ci dimentichiamo, sì, le domande. Una certa età ce l'abbiamo. Allora. No, più che una domanda è una considerazione. Breve. Oggi durante tutto il pomeriggio si è parlato di impegno, si è parlato di impegno contro la mafia, si è parlato di impegno rispetto alla politica, insomma ad altri contesti. Ora, io vivo male un femminile che continua a rivendicare e continua a dire siamo discriminate, eccetera, eccetera. Sì, ma occorre dire no e impegnarsi momento per momento in ogni contesto. Altrimenti, insomma, saremo sempre discriminate se aspettiamo che qualcuno dall'alto ci risolva i problemi. Sì, tocca a me. Dunque, tra la domanda, diciamo, c'è una domanda a cui voglio rispondere subito, che è quella che una donna toglie, che usa il proprio corpo, toglie un posto all'altra donna. Io spero che, vorrei farvi notare quanta misoginia c'è in questa frase. Nessuno di voi dice che un uomo utilizza una donna e poi togliendo, utilizza prima una donna, e in questo modo toglie il posto ad un'altra donna, perché invece è quello che succede. Prendiamo il caso Minetti. Io una volta mi sono trovata in uno studio televisivo e stavo per saltare alla gola di due giornalisti di destra, i quali, due maschi, sì, i quali erano stati perfettamente, come dire, allineati sulla linea del loro giornale, dei loro giornali, che erano poi il giornale Libero. Poi a un certo punto, parlando della Minetti, persona che io non conosco, da quello che ho letto non stimo per nulla, tutti si sono coalizzati, compreso il mio, diciamo, quello di sinistra che stava con me, nel dire che vergogna, non si è dimessa, anche quelli di destra. E io ho detto, scusate, la Minetti si doveva dimettere, ma prima di lei Formigoni si deve dimettere,
prima di lei Berlusconi si deve dimettere. Questo afflato moralistico di uomini per bene che dicono: ma come, una donna che si è fatta mettere, ha tolto il posto a un'altra donna? No, due uomini che si sono messi d'accordo e hanno utilizzato una donna. Guardate che se non si fa questo salto logico, è inutile, siamo fottute, scusate il termine un po' volgare, siamo fottute, non è così, non è così. La Minetti se ne deve andare, ma prima di lei se ne devono andare almeno altri due, altrimenti io non mi coalizzo contro la Minetti, no, scusatemi, prima di farlo voglio stare bene attenta. Questo lo faccio per rispondere anche a te, no? Perché io non voglio che... c'è una differenza tra un giudizio e un'analisi. Allora, io ho fatto un'analisi, credo, magari sbagliata, perché magari è un'analisi sbagliata, però è un'analisi. Io non ho dato un giudizio di valore. Non ho detto queste signore che fanno le escort fanno bene, anzi vorrei che mia figlia Gabriele, tutte facessero... No, io non ho detto questo. Ho detto un'altra cosa. Ho detto che queste donne non sono delle vittime. Ecco, non sono delle vittime, sono delle persone che in tutta consapevolezza, nella società che Gabriella ha descritto, che è anche valida per gli uomini, state attenti perché non vi dico quanti uomini prostituiscono la loro intelligenza, oltre che il loro corpo anche, magari si sa di meno, però tanti si sa di meno. Io ho detto che questa cosa qui che loro fanno è una scelta autonoma che non ha nulla a che fare con le poveracce nigeriane del racket, nulla, è una scelta autonoma nella quale loro esercitano la libertà che è dato avere in una società ovviamente in cui ci sono i modelli che valgono moltissimo. Questo ho detto, che è una cosa... Però se noi non diciamo questo, cominciamo anche lì a fare una confusione, perché continuiamo a vedere le donne sempre appunto come diceva, vittime. No, quelle lì non sono vittime. Ecco, io sono molto d'accordo col dire che non ci dobbiamo considerare delle vittime, però non dobbiamo neanche metterci il prosciutto sugli occhi. No? Allora, una cosa è dire che secondo i dati le donne, 800.000 donne italiane vengono licenziate al primo figlio, è un dato, cioè mi dispiace, è così. Certo, una cosa è dire, benissimo, da ora in poi, siccome io sono una povera disgraziata, mi lamento con le mie amiche e rimango a casa e o non faccio figli o... o smetto di lavorare, cioè voglio dire le due cose. C'è una bella differenza, io non credo che le donne oggi si recepiscano come vittime, non credo per niente. E io però voglio dire, non possiamo neanche però giustificarci proprio in tutto, perché io sentivo prima il dibattito del precedente, nel quale si parlava di indignazione, no? Beh, insomma, io ho un po' di diffidenza per la parola indignazione, perché poi appunto ho paura che spesso nella nostra società l'indignazione abbia sostituito la ribellione. No? Spesso siamo tutti contenti, ci siamo indignati e ce ne andiamo a casa, visto che Luciana Castellina c'ha molta più fiducia nell'indignazione che diventa ribellione. Io credo che noi donne, però, le donne italiane siano straordinarie nel cercare individuali vie di sopravvivenza, sono bravissime, silenziose, 1,14 figli a testa, natalità bassissima, strategia di sopravvivenza. E cosa vuoi fare? Se devi badare alla mamma, devi lavorare con molta fatica perché nessuno ti agevola, fai meno figli, nessuno se ne accorge, nessuno ti dice niente. Loro sono state bravissime, le donne italiane, bravissime, hanno preso il potere sul loro corpo, hanno gestito la loro sessualità, fanno meno figli, fanno anche meno aborti. Ma mica è così bello però, mica è così bello, secondo me non è bello per niente. E allora quello che voglio dire è che l'errore che oggi facciamo, perché dobbiamo dirci anche gli errori che facciamo,
è quello di aver trovato, di cercare molte strategie di sopravvivenza individuale e di non arrabbiarci, ribellarci o indignarci, se volete, però l'indignazione appunto può essere parola vuota abbastanza per costruire delle strategie collettive. Signora, io quando andrò al potere cercherò di fare qualcosa per le donne, adesso non so perché non faccio parte di quelle donne che purtroppo posso, diciamo, il potere che ne deriva, che diciamo che viene dalla stampa, quel po' che si può fare, io cerco di farlo. È vero che molto spesso, però neanche questa non deve essere una cosa propagandistica, le donne che hanno il potere, no, il paese deve fare delle cose per le donne, perché altrimenti diventa una recriminazione e siamo a due, perché le donne non fanno qualcosa per le donne, perché le donne prendono il posto usando il loro corpo all'altra donna e siamo sempre lì, no, è il paese che deve fare delle cose per le donne. La politica. Gabriella, per chiudere. Sì, sono molto d'accordo con le cose che diceva Ritanna a proposito delle donne che toglierebbero il lavoro a un'altra donna. Cioè, anch'io non posso neanche sentirla questa frase che mi suona, come dire, molto più misogena che qualsiasi cosa. E perché non sono le donne che tolgono il lavoro alle altre donne, ma evidentemente c'è una organizzazione sociale, un'organizzazione del lavoro che permette, e politica che permette questo. E credo che sarebbe veramente l'ultima cosa da fare è quella di cascare in questa trappola nella quale già molte, forse persino noi, siamo cascate. Non c'è mai stata tanta competitività e tanta invidia fra le donne, perché diciamo c'è anche questo discorso di vedere immediatamente, come dire, nell'altra la rivale. Ma mi preme invece chiudere con un altro discorso, che è quello dell'impegno. Allora, sì, certo che non dobbiamo mica semplicemente lamentarci, e non mi sembra che stasera questo sia stato fatto. È vero che le donne il loro impegno lo fanno nella vita quotidiana, è anche vero che in questo paese sono state le donne che collettivamente sono state le prime a scendere in piazza e a prendere la parola in un paese che sembrava diventato afasico, non parlava più nessuno, l'abbiamo ripresa noi. Ma attenzione, a me non va mica tanto bene che ancora una volta dobbiamo salvare la patria. E abbiamo fatto l'unificazione d'Italia e dovevamo affermare lo Stato fascista e se dovevamo essere le migliori consumatrici nel boom economico e adesso dobbiamo di nuovo salvare la patria. Noi la salviamo, però che non ce lo diano questo compito, lo sappiamo fare ogni giorno. Grazie ad entrambe e grazie a voi per essere stati qui. Adesso, come sapete, c'è un incontro tra Mario Desiati e Antonio Di Giacomo sull'ultimo romanzo di Desiati che si chiama Ternitti. Volevo avvisare che lo spettacolo di Davide Riondino aspetta ancora mezz'ora, quindi comincerà alle 10:30. Vi prego dunque di restare con noi e, con questo nostro incontro di chiusura. Mario Desiati, che qui ritorna ai dialoghi con un grande libro, un grande racconto, Ternitti, una donna ai tempi del lavoro e della insicurezza sul lavoro, una lotta di passione e di dignità. Ricordo che Mario Desiati è candidato al premio Strega e per questo lo accogliamo con un grande applauso a colloquio con Antonio Di Giacomo.